Chiamiamo l'avvocato Morrico, il nostro precedente presidente. Abbiamo schierato l'artiglieria pesante oggi. Eccoci qua. Una volta si diceva dulcis in fundo, oggi capirete esattamente che è il contrario, è il peius in fondo. È veramente difficile poter parlare dopo due interventi così approfonditi come quelli del professor Speziale e del dottor Bisonà. E non nascondo che per un momento volevo veramente rinunziare al mio intervento, in quanto è chiaro, Filippo, ma c'è una nostra collega che dice anche Filippo, ma io parlo delle relazioni principali, poi dopo è chiaro che gli interventi hanno tutt'altro spessore, sicuramente il mio. Quindi stavo dicendo, volevo anche rinunziare perché la più parte delle argomentazioni che volevo affrontare sono state già affrontate e risolte, per cui sinceramente ripetere le questioni non mi appartiene. Allora a questo punto che cosa faccio? Cancello esattamente quello che doveva essere un pochettino il mio intervento e cerco di andare a braccio, sperando di dire qualche cosa di nuovo, in ordine a questa sentenza che, come ha detto il dottor Bisonà, per me rappresenta un pericolosissimo precedente, perché voi capite che cosa potrebbe accadere se effettivamente la Corte di Giustizia dovesse entrare in rotta di collisione con quanto già indicato dalla Corte Costituzionale? Perché parliamoci chiari, oggi è stata rimessa alla Corte di Giustizia europea l'80% di quello che già era stato affrontato ma risolto dalla Corte Costituzionale. Allora io volevo prendere spunto da quello che era l'argomento del nostro convegno. Diciamo che anch'io ho un po' in un qualche modo contribuito al titolo. Mancata questione di costituzionalità del Job Act e poi è vaglio della CEE. Mancata questione di costituzionalità del Job Act. Perché mi sono chiesto? Il giudice di Milano non ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale? Ma la risposta diventa evidente, no? Avrebbe potuto farlo, no? Anche perché, ricordiamoci, volendo sintetizzare, quest'ordinanza pone due problemi in realtà, dove non so se il vero problema è quello che doveva essere il cuore del problema, ovvero sia l'eventuale violazione del principio di uguaglianza previsto dall'articolo 1,2 del decreto legislativo 23 del 2015. Perché tutta la questione ce l'ha riassunta il professor Speziale, qual è? Una lavoratrice che, assunta a tempo indeterminato dopo il 7 marzo, in realtà aveva un'anzianità aziendale di 3 anni e in forza di quanto previsto dalla normativa contenuta all'articolo 1,2 del decreto legislativo 23 del 2015, le cui ragioni ce le ha spiegate il dottor Bisonà, in un qualche modo non si applicano il regime previgente, ma si applica il regime previsto appunto dal decreto legislativo 23. Che la norma contenuta nell'articolo 1,2 sia palesemente incostituzionale è talmente pacifico che io non credo che ci dobbiamo minimamente intrattenere, ma per un motivo molto semplice, per eccesso di delega. Non mi ricordo chi l'ha detto, forse l'hai detto te Valerio, perché infatti non è contenuto nell'ambito della legge 183 del 2014. Quindi sarebbe stato così semplice per il giudice di Milano rimettere la questione alla Corte Costituzionale dicendo: guardate, ma è possibile mai che ci sia questa disparità di trattamento? E probabilmente la Corte Costituzionale avrebbe detto: non c'entra niente il discorso della disparità di trattamento, c'è il discorso dell'eccesso di delega. Ma qual è? Perché secondo me ci sono dei problemi giuridici di assonanza e di dissonanza tra l'ordinanza e la sentenza della Corte Costituzionale, ma poi ci stanno anche altri problemi di fondo, che io la prima cosa che ho colto, per esempio, è che entrambe le cause hanno un unico difensore, il ricorrente, e
e interveniente la CGIL. Sembra una casualità, ovviamente, no, però sai, questo mi fa anche un po' pensare. E allora io mi chiedo e vi chiedo, qual era il reale scopo forse di questa causa? Quella di andare a sindacare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1,2 o riproporre nuovamente la questione, non certo dinanzi alla Corte Costituzionale, perché già l'aveva affrontata e risolta? E allora forse a questo interrogativo io, che sono uno che un pochettino come Andreotti la pensava, io la penso un pochettino in maniera, la penso male. Ora affrontiamo i due problemi. Uno, per quanto concerne, al di là del discorso dell'eccesso di delega e quindi la pacifica illegittimità costituzionale dell'articolo 1,2, verifichiamo se il ragionamento da un lato è valido e dall'altro quali possono essere le conseguenze di un'eventuale pronunzia da parte della Corte di Giustizia Europea. Allora, parto con il secondo aspetto. Diciamo che il secondo aspetto, cioè quali sono le eventuali conseguenze? Le eventuali conseguenze è che la Corte di Giustizia Europea dica sì, effettivamente è stato violato il principio di eguaglianza. Perfetto. E quindi viene cancellata questa norma. C'è una grande preoccupazione in tutto questo? Io penso di no. Perché tutto sommato, ma quanti possono essere i casi? Minimi. Il problema viceversa è l'altro di cui affronterò un pochettino dopo, cioè la riproposizione, no? Di quelli che sono il reale problema della differenza di tutela, no? Rispetto tra i neoassunti, gli assunti dopo il 7 marzo rispetto a quelli precedenti. È fondata la questione? Non lo so. Devo dire, adesso forse dico una cosa che mi spingo un po' troppo oltre, perché diciamo che la violazione dell'articolo 1,2 è principalmente sotto il profilo della cosiddetta discriminazione prevista dall'articolo 4 della direttiva della Comunità Economica Europea, segnatamente la numero 70 del 99. Anche qui a me piace sempre leggere un pochettino le norme perché così insomma, le capiamo meglio. Cioè, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Prosegue il secondo comma, perché poi va letto un po' tutto, no? Se del caso si applicherà il principio del pro rata temporis. Qual era forse l'intenzione del legislatore europeo? Come il nostro legislatore ha fatto per esempio in materia di somministrazione, no? Cioè quello di, nell'ambito di un rapporto di lavoro, evitare che coloro che hanno un rapporto a tempo determinato siano svantaggiati, e da qui il principio di uguaglianza, rispetto a quelli a tempo indeterminato. Ma ci si può spingere fino a poter dire che tutte le tutele, quindi anche quelle previste in materia di conseguenze sanzionatorie, possono rientrare in questo alveo? Ecco, io questo è un interrogativo che mi sono posto, probabilmente la mia interpretazione è un po' troppo ardita, però anche questo un minimo di riflessione io penso che toccherebbe farlo. Quindi insomma mi spingo e concludo su questo primo aspetto nel dire che la preoccupazione poi non è soltanto giuridica di un eventuale conflitto che ci possa essere nell'ambito di giudicati contrastanti tra diverse corti e segnatamente la Corte Costituzionale rispetto alla Corte di Giustizia, ma è anche politico. Non più tardi di due giorni fa, no, ieri, leggo sul Sole 24 Ore, a proposito di un'intervista di Francesca Puglisi, che dice: «Penso che il Job Act vada corretto prima che ce lo imponga la Corte UE. Nei licenziamenti collettivi deve tornare un'unica disciplina sanzionatoria in caso di recesso, dichiarato illegittimo dal giudice anche per gli assunti dopo il 7 marzo 2015. Prosegue dicendo che è pacifico che la Corte di Giustizia ci darà torto». Ecco, io adesso non so se effettivamente così sarà, ma mi pongo anche un altro ennesimo interrogativo. Non potrebbe la Corte di Giustizia, e questa è una domanda che io rivolgo ai due relatori principali,
Ma non potrebbe la Corte di Giustizia dire sì, effettivamente c'è una disparità di trattamento. Sapete che c'è di nuovo? Non vale il concetto degli assunti ante 7 marzo. Per tutti si applica il Jobs Act. Cioè, vorrei capire, per quale motivo si dovrebbe dire, visto che non credo che ci debba essere un discorso di tutela, abbiamo detto prima, l'arretramento di tutela è una cosa specificamente legittima, no? Lo abbiamo visto dall'articolo 18 statutario rispetto all'articolo 18 della legge Fornero. E attenzione, si interviene sempre solo nell'ambito di quello che è il regime sanzionatorio, non sui principi di legittimità o meno del licenziamento. Capisco che anche questa è un'interpretazione ardita, però vorrei dire qual è il motivo per cui non potrebbe essere accolta quest'ultima indicazione. Il vero problema, e forse il vero motivo di questa ordinanza di rimessione, è che si vuole rimettere nuovamente in discussione quanto già affrontato e deciso dalla Corte Costituzionale. Ma voglio dire, ma poi tutto sommato la Corte Costituzionale ha affrontato solo ed esclusivamente il discorso dei licenziamenti individuali, non quelli collettivi, perché l'ordinanza di rimessione era soltanto in quel senso. Ricordo a tutti noi che l'ordinanza di rimessione originariamente prevedeva pure l'articolo 10, poi dopo c'è stato un errore materiale ed è stato modificato in corso. Per cui è stato tolto l'articolo 10 e è stato rimesso l'articolo 3 e 4. Questo penso che tutti noi ce lo ricorderemo. Ma poi il discorso della Corte Costituzionale a me non sembra, come ho sentito forse oggi, ma può darsi che la mia sia stata una lettura molto superficiale di quella sentenza come dell'ordinanza, della quale io non sono così entusiasta come il collega Giorgi, non credo che quella sentenza abbia in un qualche modo indicato come motivo di illegittimità il concetto dell'anzianità o come unico criterio. No, non mi pare. Mi pare che quella sentenza, quello che ha cassato è l'automatismo, che sì è legato all'anzianità, ma non è l'anzianità. Cioè il fatto di dire, è stata cassata la parolina, dice, no? Quindi il fatto dell'automatismo, 2 mensilità per ogni anno di servizio, meno di 4 o massimo di quello che era. Quindi è l'automatismo che è stato dichiarato illegittimo, non l'anzianità. Tant'è vero che poi la Corte, poco prima del dispositivo, proprio nell'ultimo comma della sentenza 194 del 2018, indica anche qui come raccomandazione, ma non come imposizione, non lo potrebbe fare perché quello lo potrebbe fare soltanto il legislatore, quelli che potrebbero essere i criteri che il giudice dovrebbe adottare in caso di liquidazione della cosiddetta indennità. La quale indennità non si capisce più se è legata al TFR o se ritorna con il concetto previsto dal quinto comma dell'articolo 18. Che poi non ci sia una grossa differenziazione tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo e di quelle che possono essere in un qualche modo le discrasie, ma io vorrei ricordare a tutti noi, faccio un esempio, una causa che mi è capitata. 2 persone abbandonano il posto di lavoro. Abbandonano il posto di lavoro, uno assunto prima del 7 marzo, l'altro assunto dopo il 7 marzo. Che succede? Che noi ricordiamo che esiste l'articolo 18 quarto comma della legge Fornero, in cui è prevista la reintegrazione o per l'insussistenza del fatto. Ma attenzione, c'è anche un altro motivo in cui è prevista la reintegrazione, ovvero sia quando il fatto contestato rientra nell'ambito delle sanzioni conservative così come previste dai vari contratti collettivi. Questo secondo aspetto è stato cassato dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 del 2015, per cui guarda caso nell'ambito di 2 persone, tutte e 2 che hanno abbandonato il posto di lavoro, applicandosi il contratto collettivo dei metalmeccanici,
che all'articolo 9, parte quarta, sezione quarta, titolo settimo, no? Prevede che l'abbandono del posto di lavoro comporta una sanzione conservativa, che cosa accade? Che quello assunto prima del 7 marzo si vede reintegrato. Quello viceversa che è stato assunto dopo il 7 marzo può avere solo esclusivamente l'indennità prevista, no? Compensativa. Quello assunto dopo viene reintegrato? No, quello che è assunto prima del 7 marzo viene reintegrato perché si applica il 18 quarto comma che prevede espressamente che nell'abbandono del posto di lavoro è una sanzione conservativa e quindi c'è la reintegra prevista dal 18 quarto comma. Viceversa, chi ha assunto dopo il 7 marzo, siccome non gli si applica la norma del 18 quarto comma, eccolo lì che non viene reintegrato. È chiaro questo? Perfetto. Con questo esempio abbiamo immediatamente sbaragliato il concetto che questa differenziazione illegittima che è prevista nell'ambito dei licenziamenti collettivi non sia, per esempio, riproponibile nell'ambito dei licenziamenti individuali. Giusto? Perfetto. Anche l'avvocato Giorgi ha fatto questa... Non è così? Siete d'accordo? Ecco, sì. Siete d'accordo? Cioè, perfetto, stranamente. No. Così. Venendo poi al regime sanzionatorio. Ecco, qui vedo di essere d'accordo con il dottor Visonà, perché tutta quanta la ordinanza sembrerebbe quasi permeata nel dire l'unica sanzione possibile debba essere la reintegrazione in caso di violazione dei criteri di scelta. Però allora a questo punto anche qui andiamo a verificare quelle che sono le norme comunitarie. Prima tra tutte l'articolo 17 della direttiva 78 del 2000. Anche questo la leggo. Gli Stati membri determinano le sanzioni da erogare in caso di violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Sempre sul principio della parità di trattamento parlo, perché non è che sto parlando di una direttiva che non c'entra nulla, parliamo del principio di parità di trattamento. Le sanzioni, e qui si firma il primo aspetto, quindi che vuol dire? Che sono gli Stati membri che sono totalmente liberi di determinare qual è la sanzione, che non deve essere necessariamente la reintegrazione. Si spinge oltre. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere, e qui l'abbiamo ripetuta 100 volte, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni della Commissione entro il 2 dicembre, eccetera. Quindi, insomma, quando c'è un risarcimento del danno, questo risarcimento deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Sul concetto di dissuasivo proporzionato è un concetto che è stato ripreso anche dalla sentenza della Corte Costituzionale, la 194 del 2018. Ma allora io mi chiedo una cosa, un eventuale giudizio da parte della giudice europeo non credo che possa rivolgersi solo ed esclusivamente allo Stato italiano, no? Dovrà inevitabilmente volgere lo sguardo a quelli che sono i regimi applicabili nell'ambito di tutti quanti gli Stati membri della UE. Anche perché solo in quel momento forse uno potrebbe capire effettivamente che cosa si possa intendere per dissuasivo o proporzionato. E allora ho fatto una piccola ricerca. E che mi sono accorto? Che nell'ambito dei licenziamenti collettivi, in Spagna, in caso di illegittimità del licenziamento collettivo, qual è il risarcimento? 20 giorni di stipendio per ogni anno di servizio, con un tetto massimo di 20 mensilità. Ora noi abbiamo, almeno per gli ultimi, dopo il 2018, fino a un massimo di 36 mensilità. In Francia 6 mesi di salario, Germania 12 mesi elevabili a 18 mesi,
Inghilterra 90 giorni di retribuzione sulla base di grado di inadempienza del datore di lavoro. E allora io mi chiedo, se dovessi mandare in un concetto da parte del... Però ancora si applica, no? Perché ancora non sono usciti. Ma se dovessimo adesso, poi togliamo l'Inghilterra e lasciamo le altre, se dovessimo fare un discorso di andare a prevedere un'eventuale decisione, cosa che io non so se avverrà mai, da parte della Corte di Giustizia Europea, ma se dovesse avvenire una decisione, io non posso pensare che la Corte non vada a verificare quello che è il regime sanzionatorio per vedere se effettivamente il nostro sia inadeguato o sia poco dissuasivo. Sono stato molto breve, ma ripeto, la più parte delle cose sono state già dette. Grazie. Allora, ringraziamo anche l'avvocato Morrico. Io credo che abbia pazientato anche troppo, quindi lasciamo la parola al professor. No, ma è il contrario, se c'è qualcuno che vuole intervenire, io, ecco appunto, aspetto volentieri che qualcuno intervenga, poi magari parlo io alla fine. Ho preferito. Posso solo aggiungere una cosa? Sì. Perché qui c'è anche un discorso della, quando si parla, e questo l'hai ricordato te, Valerio. Quando si parlava della violazione dell'articolo 1,2 e il richiamo all'articolo 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, no? 20 e 30, scusa, 20. Allora, l'articolo 20, perché anche qui io dico sempre le cose vanno lette. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. E che vuol dire? Allora, è sempre quello che qui è disciplinato, è il diverso trattamento sanzionatorio, però non credo che ci sia una violazione dell'articolo 20. Altrettanto quando parliamo dell'articolo 30, l'articolo 30 fa riferimento a tutela in caso di licenziamento ingiustificato, quindi nemmanco illegittimo, quindi la mancanza di giustificatezza, quella che una volta era l'articolo 2 della 604 del 66, ripetuto dal comma 37 dell'articolo 1 della legge 92 del 2018. Ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Quindi anche qui, quale violazione sarebbe? La legislazione e prassi nazionale è quello che è prevista. Conformemente al diritto comunitario, dissuasivo e quant'altro, abbiamo già detto, no? Quindi anche questo mi sembra abbastanza incredibile. Sull'articolo... Prego, non facciamo qui. E con questo finisco veramente, che me l'ero appuntato. Purtroppo non riesco a ritrovare la fonte ultima che tu avevi richiamato, che era la carta sociale, sì. L'articolo 24. L'articolo 24, però l'avevo scritto. L'articolo 24 della Carta Europea, che cosa ci dice? Perché anche questo secondo me vanno sempre lette le norme, perché no, si possono un po'... Perché è un epitaffio proprio. L'articolo 24, diritto a una tutela in caso di licenziamento. L'imparte si impegna a riconoscere il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alla loro attitudine o alla loro condotta o basata sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio. Il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo o ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. E ritorniamo al solito discorso dell'adeguatezza e della dissuasività, ma non necessariamente di una forma reintegratoria. Grazie.